Lorenzo Belvederesi presenta Il Villaggio dei Libri. E con noi al Villaggio dei Libri Simonetta Bumbi. Ciao Simonetta! Ciao, un saluto a te e a tutti gli ascoltatori. Grazie, sei molto gentile, grazie per il tempo che ci dedichi, per la tua attenzione. Dunque, io sono molto contento di averti qui ospite al Villaggio dei Libri, perché mi viene da dire che con te finalmente parleremo di vita. Poi, non so, correggimi tu se ho azzardato troppo. No, non hai azzardato assolutamente. Perché rispetto agli altri ospiti, senza togliere nulla a nessuno, per carità di Dio, però con gli altri siamo scesi sempre molto più sul tecnico, sulle loro opere. Invece parlando con te, fin da che ci siamo conosciuti, ho avuto proprio la sensazione, sì, di parlare con una scrittrice, con una manager, adesso diremo tutto quanto, ma in ogni ambito di cui tu ti occupi, dentro ci ho trovato la vita. Allora, Simonetta Bumbi di Roma, giusto? Esatto, di Roma. È di Roma, romana di Roma, si può dire. Romana de Roma. e di cose nella vita ne fa tante. In particolare, dai, così diamo un'idea a chi ci ascolta bene di chi è Simonetta Bumbi, di che cosa fa. Allora, Simonetta Bumbi fa la donna, fa la mamma, fa la scrittrice, la pittrice, la manager. Opera nel sociale, potrei fare una lista della spesa che non finisce più, ma la cosa più importante è che mi sveglio la mattina. Quello è un lavoro importante. Hai detto bene, è un lavoro svegliarsi la mattina, poi c'è certi pigroni, non si tirano mezzo. No, svegliarsi la mattina è importante. Con che spirito si sveglia la mattina, Simonetta Bumbi? Non ho capito, perdonami. Con che spirito si sveglia la mattina, visto che dici che è un lavoro svegliarsi spirito, la mattina? Certo, sì. Allora, la mattina io mi alzo e faccio. Con quale piede devo cominciare? Non manderebbe con nessuno dei due, e poi la mattina prende il volo. Il viaggio proprio, la strada, i piedi vanno da sé. Quindi questo è ogni mattina? Ogni mattina. Ogni mattina sei indecisa con che piede scendere dal letto? Sì, decisamente. Forse sono influenzata dai sogni, o dagli incubi, o dal giorno precedente, però è sempre così, è sempre un'avventura nuova. Senti, a me ha molto incuriosito, penso di poterlo leggere perché dopo tutto è pubblicato, voglio dire, cioè nel senso lo si trova facile se qualcuno ti cerca in internet, proprio la dicitura che tu mi hai fatto avere, no? Dove dici: Simonetta nasce a Roma il, posso dire la data? Sì, certo. Il 28 settembre del 1958, prende il cognome Bumbi dopo 3 giorni, dopo 22 anni ne prende un altro e dopo 47 non si chiama più. Non ama le maiuscole, fanno la differenza fra tutto, specialmente tra le persone, ma le usa quando scrive di lui, Dio. Mi spieghi questa cosa delle maiuscole? Sì, penso che ci sia proprio una forma, una repulsione verso chi predomina sull'altro. Quindi verso tutto ciò che può obbligare l'altra persona a sottomettersi. E nella grammatica questo accade spesso e volentieri, perché bisogna stare attenti ai punti, alle virgole, doppi punti, punto e virgola, la maiuscola, la minuscola, se non metti il nome in maiuscolo lo offendi. Cioè ci sono delle cose terribili che trasportate nella vita reale sono le stesse cose, ma noi fondamentalmente siamo tutti uguali. Io dico sempre, siamo potenzialmente factotum, non lo possiamo sapere se non lo proviamo. Quindi diciamo che tutti siamo minuscoli? Esatto, decisamente, tutti siamo minuscoli. Tutti siamo minuscoli. Allora, noi qui al Villaggio dei Libri, cara Simonetta, ci occupiamo per lo più di letteratura, o in qualche modo cerchiamo con l'ospite di turno un allaccio che ci porta proprio in quell'ambito, nell'ambito della letteratura. Quest'anno che è ampliato ad una visione più larga della cultura, ma senza perdere di vista ciò che è appunto la letteratura. Quindi io di tutti gli aspetti mi soffermerei un attimo di più sul tuo essere scrittrice, sul tuo essere poeta. Sì, veramente questo lo dicono gli altri, adesso l'hai detto tu, e va bene, mi hanno fatto delle domande per quanto riguarda la poesia. Dice: tu cosa ne pensi della tua poesia? Dico, io non lo so,
se scrivo poesia. Sono gli altri che hanno letto e hanno detto oh che bella poesia, oppure oh che schifo di poesia. E gli altri l'hanno definita poesia. Io ho un'urgenza, ho qualcosa dentro che devo buttar fuori. E poi esce fuori quello che gli altri chiamano poesia. Allora, noi torneremo a parlare proprio di questo, del fatto che gli altri dicono che tu scrivi poesia. Intanto ci ascoltiamo una canzone e poi torniamo qua. Eccoci di nuovo in studio, Bunny Web Radio, questo è il Villaggio dei Libri e oggi c'è con noi al telefono Simonetta Bumbi. Eccomi qua. Cara Simonetta, si stava disquisendo sul tuo essere poeta o no, o meglio di ciò che dicono gli altri e dell'esigenza che tu hai quando appunto butti fuori versi, parole, possibilmente senza maiuscole con poca punteggiatura. Sì. Trovo tanta discordanza e tanta difficoltà a rapportarmi con gli altri per questo mio modo di scrivere senza punteggiatura. E ci sono delle cose su cui io non transigo, ad esempio. Cioè, se il mio libro si chiama Io spacco le tartarughe, faccio un esempio, che poi è un esempio reale perché uno dei miei libri si chiama così. Sì, adesso andremo ad elencare anche i tuoi libri. Io trovo scritto ovunque io sto con le tartarughe, con tutte le maiuscole, cioè tutto il bella in pompa magna, come si dice, no? Ma nessuno si sofferma al significato del perché è scritto così. Beh, è una cosa difficile, credo, da capire, perdonami, ma magari così di prima chito, pur vedendo tutto in minuscolo, senza punteggiatura, eccetera, però magari è un po' difficile da capire certe cose, anche un titolo, ad esempio, non credi? Decisamente, solo però che quando si legge un qualcosa, io adesso lo chiamo qualcosa, ma noi leggiamo l'anima, comunque sia, perché chi scrive l'anima dentro ce la mette, ce la deve mettere, altrimenti non scrive, fa un lavoro. È molto diverso, anche se si può lavorare con amore, ma è diverso dallo scrittore, dall'artista, qualsiasi cosa egli faccia. In quel momento uno che legge deve entrare dentro, dovrebbe entrare dentro. Io magari divento un despota su determinate cose, e lì in quelle minuscole, in quelle scritture così, c'è un significato e c'è l'anima che sta parlando. Se tu non ascolti quell'anima, è come se tu non avessi letto niente, è come se tu gli avessi fatto un favore, gli hai dato una pacca sulle spalle, e è la peggior cosa che possa esistere. A questo punto allora abbiamo capito da dove arriva la tua poesia, ma facci capire anche per chi scrivi, cioè come immagini il tuo lettore. Allora, decisamente io non ho mai pensato che dovessi pubblicare qualcosa, nemmeno che quello che io scrivevo venisse poi letto. Diciamo che io ho scritto da sempre, da quando ho capito che parlare tanto non ti ascolta nessuno, e allora è meglio che uno lo scrive, perché poi te lo scordi tu e all'altro non lo potrai dire mai, tanto quello non ti è stato a sentire, però forse qualcuno potrà leggerlo. E quindi ho iniziato a scrivere, ripeto, da sempre, poi ho iniziato a pubblicare su internet su consiglio della mia psichiatra. Io soffro di depressione da 10 anni, all'incirca 10 anni, e qui io sono stata al CUL della depressione per 3 anni senza parlare con nessuno, senza rispondere al telefono, al buio, cioè proprio 3 anni neri, bui. Internet è stata la mia finestra sul mondo. E scrivevo là dentro, perché la psichiatra mi aveva detto, butta fuori tutte le tue negatività. Nasce un blog, Io sto con le tartarughe, da qui il nome del libro. Perché io per 3 anni sono stata fuori da questo mondo, ma ho iniziato a riprendere contatti col mondo proprio con 2 tartarughe, tartaruga, 2 tartarughe d'acqua. E è tutto vero. Ma io non pensavo che poi passasse un editore, leggesse, vuoi pubblicare? Discussioni, perché io non volevo assolutamente, e poi è nato il libro.
Ecco perché Simonetta Bumbi è forse, mi viene a dire che è forse l'unico caso in Italia che, trovato un editore, ha detto no, non pubblico, ma sai che c'è, non me ne frega nulla. Cioè la gente farebbe, soprattutto i più giovanetti in questo caso, farebbero carte false pur di riuscire ad ottenere una pubblicazione, invece Simonetta insomma, ha snobbato l'editore che era andato a bussare alla sua porta. Sì, forse snobbare è un pochino esagerato, ero proprio, posso dirla, una parolaccia, ero proprio incazzato. Non è una parola, si può dire, si può dire. Si può dire, ormai l'ho detta, sì. Perché cioè, è vero che io ero al di fuori del mondo, ma leggevo, leggo tuttora, e tante persone si approfittano proprio delle malattie, sulle disgrazie. E allora sulla mia malattia, per me, dicevo, nessuno deve lucrare, assolutamente. E quindi tu hai trovato il modo di non far lucrare gli altri, ecco, appunto utilizzando internet come una finestra sul mondo, ascoltando la tua psichiatra, e ci sei riuscita. E questo credo sia molto molto importante. Simonetta, allora torniamo ancora una volta in musica e poi ci ritroviamo per continuare questa bellissima discussione. Cari amici che siete in ascolto, proseguiamo la nostra chiacchierata con Simonetta Bumbi. Ci hai detto, prima di andare in pausa, che sei una che legge e legge molto. Che cosa legge Simonetta? Allora, a prescindere di tutti i libri che potrei avere a casa e che non ricorderei il titolo, diciamo, di nessuno. Hai le pareti piene di libri? Ho le pareti piene di libri, sì, lo tengo quasi come un cimelio il libro, ed è una cosa che mi deve entrare sulla pelle, cioè io prima di compro il libro, lo devo tenere a contatto con me, me lo porto a letto, lo devo toccare, io devo essere il libro, e poi incomincio a leggerlo e non mi fermo fino a che non arrivo alla fine, ma leggo molto su internet, seguo tantissime persone. E poi queste persone sono quegli scrittori che incontrai all'inizio su internet, sui siti, vari siti di scrittura, da cui magari io pensavo, ah, un giorno mi piacerebbe tanto scrivere come loro, oddio quello che scrivono. Ma la maggior parte delle letture che io faccio sono letture che parlano di un sé straziato. Cioè, mi spiego meglio. La persona che non soffre, sì, non può capire chi soffre. Ah, bella questa cosa. E comunque sia, chi soffre dà sempre il meglio di sé. Ecco, però voglio dire, fra tutti, hai detto, ho letto così tanto, leggo così tanto che faccio fatica magari a ricordare i titoli e va bene, ma queste letture che hanno questo sé straziato, eccetera, avranno, diciamo così, un genere. Cioè, allora, sei più sulla narrativa o sei più sulla poesia, su... Entrambi. Io non faccio distinzione, perché magari anche nella narrativa io posso non ricordare il titolo del libro, ma c'è una frase particolare che mi ha colpito e che io magari mi porto addosso come uno strato di pelle. Ci sono degli scrittori che seguo... che poi penso alla parola contemporaneo è chi vive ancora, ma per me nessun poeta o scrittore è morto perché per c'è me... il suo libro, vuoi dire, quindi c'è ciò che ha scritto, sì, e quindi che ha scritto è una sorta di immortalità, è comunque vivo, è una sorta di immortalità, cioè per me, se posso dire, viventi sono due scrittori che magari forse non conosce nessuno, ma che sono bravissimi: Luigi Romolo Carrino e Carlo Mieli. Scrivono delle cose terribili, ma belle, ma non terribili, parlano della vita, della vita vissuta, quello che vedono, la realtà che vedono, attraverso la loro realtà, che non è indifferente. Ma sai che questo che dici è vero, perché anch'io a volte, quando mi ritrovo a parlare degli scrittori più o meno contemporanei, faccio fatica, utilizzo sempre il presente, come se fossero comunque in vita. Per me è così, e due invece che, se proprio vogliamo mettere tra virgolette, non ci sono più, Pasolini e Bukowski. Cioè, hai citato due grandi nomi. Sono dei grandi nomi, cioè, sì. Ma nomi, sono proprio delle grandi persone, cioè loro se ne sono proprio fregate
nella loro sofferenza, perché ci hanno sofferto, ma loro se ne sono fregati degli altri. Sì, tra l'altro all'ultimo Film Festival di Roma di qualche tempo fa, insomma di qualche giorno fa, se non sbaglio, è stata proprio dedicata una sezione al grande Pierpaolo Pasolini. Senti, ma detto tutto questo, mi fai capire in una manciata di secondi se la poesia che ti veniva, che ti è stata anzi insegnata a scuola, ha avuto una certa utilità poi nella tua crescita di scrittrice, di donna, oppure no? Adesso sarò veramente cattiva e ignorante. No, non mi è servito a niente. Però io ricordo chi l'ha scritta. Più che quello che hanno scritto, la loro vita. Tipo Leopardi, tipo Manzoni. Hai capito? Sì, sì, ti ho capito. Dai molta importanza quindi a questi due aspetti e forse è giusto così. Anzi, le tue parole mi ricordano proprio l'ultima presentazione di un libro a cui ecco, ho presenziato. Così una ragazza, la prima domanda, no, del pubblico, una ragazza si è alzata e ha detto «Sì, va bene, ma di tutto ciò che avete scritto, una frase, quella che poi dovrebbe rimanere secondo voi al lettore, qual è?» Quindi, come vedi, la tua osservazione, no, di quel qualcosa che deve rimanere, anche solo una frase, forse è una citazione, un'osservazione, una riflessione molto vera. Noi ci prendiamo ancora una pausa musicale e poi torniamo a parlare con Simonetta Bumbi. Simonetta, eccoci di nuovo qua. Senti, ma giunti a questo punto, hai citato il blog Io sto con le tartarughe, giusto? Giusto, sì. Ecco, poi adesso parleremo anche del tuo ultimo libro, o perlomeno ne faremo cenno. Intanto, diciamolo fin d'ora, a parte il blog, c'è altro, un sito, c'è qualcos'altro? No. Che parla di te? Il mio sito, che me lo sto costruendo da sola e ci sto lavorando proprio come un certosino, ma io rimarrò, penso, attaccata al mio blog. Al blog, assolutamente. Quello è veramente sono brandelli di pelle, di cervello, di anima, di tutto. Un sito è qualcosa di serio, è come andare a un matrimonio tutto impettito con la camicia e la cravatta, e io invece sono sempre andata ai matrimoni, non dico come mi alzavo la mattina, ma con i vestiti del lavoro, ma quasi. Senti, sì. Ma una cosa voglio chiederti, visto che, vabbè, Simonetta Bumbi, prima all'inizio abbiamo detto, anzi tu hai detto, sono donna, sono mamma, sono poeta, pittrice, manager, perché ti si trova anche in Facebook, Simonetta Bumbi, però appare una foto sul profilo che è appunto, che fa riferimento alla tua professione, diciamo così, di manager. Di manager, sì, Andreucci Management, del cantautore romano Orlando Andreucci. Ecco, quindi c'è sia Io sto con le tartarughe, il blog, e la pagina Facebook Simonetta Bumbi, che scrive, e la sua ultima fatica letteraria si chiama, una fatica letteraria, poi mi direi tu se è stata una fatica o meno, Quando qualcuno, edizioni Smasher. Smasher. Sì. Tra l'altro un'introduzione importante a nome di Alessandro Bertirotti. Grandissimo. Ecco. Vogliamo invitare o far capire a chi ci ascolta perché scegliere, leggere, visto che ecco, appunto, anche, ha avuto anche la prefazione di Bertirotti, perché leggere Quando qualcuno? Posso dire una brevissima frase, il perché? Perché le parole partoriscono solo quando qualcuno. E è l'ultimo verso proprio di questa poesia da cui prende il nome la sillogia, Quando qualcuno. Perché se tu non hai una persona con cui confrontarti, un amico, un marito, una moglie, una figlia, se tu non hai un qualcuno, i sentimenti non puoi trasportarli con un muro, anche se a volte le pareti parlano, sanno parlare. Quanto è impiegata a scrivere Quando qualcuno? Guarda, Quando qualcuno è nato col tempo, perché ci sono i ricordi, ci sono le memorie, da quella Simonetta che è nata nel... Dopo 22 anni ha preso un altro nome e dopo 47 non si chiama più. Da lì c'è un baratro e quindi non ho avuto più nessuno per scrivere Quando qualcuno.
E anche quando qualcuno ha visto la sua genesi sul blog, in internet, oppure no, ti sei armata proprio da scrittrice vera davanti al computer o di penna, non lo so. No, sono nate sempre così, specialmente ciò che gli altri chiamano poesia, tutto nasce di getto, ma quello nasce proprio così, come una folata di vento. Io poi vado a rileggere e dico, ma questo l'ho scritto io. E beh, anche perché io te lo dico onestamente, farei fatica dopo averti ascoltato a pensare che ti metti lì, elabori tutto quanto, pianifichi tutto. Cioè, mi sembri una che appunto agisce e quindi scrive anche in maniera così, di getto, appunto, molto impulsivamente. Senti, ma ciò che tu scrivi, a parte che se lo metti lì sul blog possono vederlo tutti, ma lo fai leggere a qualcuno in particolare, magari prima qualche riga, oppure no? Butti subito tutto lì e via. Sì, e viene tutto scritto di getto. Una volta leggeva, che ora è il mio angelo custode, Patrizio, facevo a leggere a lui, e lui non c'è più e adesso penso che lui continui a leggere, no penso, sono sicura che lui mi legge. E quindi niente, io non correggo mai nulla di quello che scrivo e viene scritto direttamente sul blog in rosso. Simonetta, in 30 secondi, un consiglio per tutti quelli che sono in ascolto. Un consiglio per tutti, rimanere sempre se stessi, mantenere il proprio valore, la propria convinzione e portarla avanti. Senza amore non si va da nessuna parte. E allora questo è il consiglio di Simonetta Bumbi, di essere davvero innamorati della vita. Decisamente sì. Ok, allora per chi vuole trovarsi con Simonetta Bumbi, io dico sempre così, forse è il termine meno giusto, visto che poi c'è il computer di mezzo e quindi comunque non è incontrarsi di persona, ricordiamo, io sto con le tartarughe, il blog, o la pagina Facebook Simonetta Bumbi. Simonetta, è stato davvero un piacere parlare con te, chiacchierare con te, spero ce ne sia modo anche in seguito e ti auguro davvero il meglio per tutto ciò che da qui in avanti farai nella vita da donna, mamma, scrittrice, management, pittrice e poetessa, insomma è tutto quanto. Un piacere condiviso e ringrazio te e tutti quanti. Grazie, a presto, ciao Simonetta. Ciao a tutti. Lorenzo Belvederesi vi ha presentato Il Villaggio dei Libri.